We will now head into the jungle and see what we can find. Dove poggiava la vasca, udì Nike e Margarina che bisbigliavano fuori anche all'udito. I tipi poi uccidero l'omone, sua moglie e il ragazzo, se potrò. Ricky Dicky promette da capo a piedi in rabbia e disdegnò all'udire questo. Per quanto arrabbiato, Ricky Dicky fu preso da una... Bisogna che la denti alla testa, disse al fine. Alla testa, sopra il cappuccio, e una volta là non bisogna lasciare la cosa. Allora spiccò il salto, la testa del serpente sporgeva un po' sotto la curva della... Ormai fatto a pezzi, quando qualche cosa proprio dentro di lui esplose col rumore di un fulmine. Il Ghibli è stato un grande scrittore e ha scritto molti libri come L'anno famoso, Libro della giungla, Kim e Capitani coraggiosi, e però non ha potuto godersi molto della sua fama, ecco. Cioè, per il semplice motivo della celebrazione del colonialismo. Per queste idee che effettivamente quando le abbiamo lette ci hanno fatto accapponare la pelle, anche ai suoi tempi, che pure erano tempi in cui il colonialismo veniva celebrato, comunque non era proprio ben accetto, non era il massimo, e un pochino ne ha risentito la sua fama. Quando si fece giorno, si sentiva tutto intormentito, ma molto soddisfatto della sua impresa. Ora bisogna fare i conti con la gallina, disse. Senza aspettare la colazione, Ricky Tiki corse al cespuglio di spine, dove Darcy stava cantando un inno di trionfo con quanta voce aveva. La notizia della morte di Nage si era sparsa per tutto il giardino. Non sai fare le cose giuste a tempo debito. Tu sei abbastanza sicuro del tuo nido lassù, ma per me qua giù è guerra. Darcy era un uccellino dal cervello più leggero di una piuma, che non riusciva a tenere in mente più di una cosa alla volta. E appunto perché sapeva che i piccini di Nagarina nascevano dalle uova come i suoi, pensò sul principio che non fosse giusto ammazzarli. Cinque uova della mia stessa circa di quelle delle galline di Giava, ma che avevano una pellicola biancastra invece del guscio. E si precipitò indietro attraverso la poponaia col terzo uomo in bocca. Le appaiolò sulla veranda a tutta velocità, quasi senza toccare coi piedi la terra. Egli aveva dimenticato l'uovo, esso giaceva ancora sulla veranda e Nagarina gli si avvicinava sempre più, finché finalmente, mentre Ricky Tiki ripigliava a fiato, lo afferrò con la bocca, infilò le scale della veranda e volò via come una freccia giù per il viale che seguiva Ricky Tiki. E andava a sbatterle le ali sopra la testa. Se Darcy l'avesse aiutata sarebbero riusciti a farla voltare, ma Nagarina non fece che abbassare il cappuccio e continuò la sua corsa. Tuttavia, quell'istante il rimbugio permise a Ricky Tiki di raggiungerla, e mentre si infilava la buca di topo, dove aveva fatto il covo con Nag, le infilì anche della mangusta che si arruolano sulla coda di Nagarina. Poi l'erba all'imboccatura del covo cessò di tremolare e Darcy disse: è finita per Ricky Tiki, bisogna cantargli le esequie. Il pro di Ricky Tiki è morto, Nagarina lo ucciderà certamente sottoterra. Ricky Tiki si raggomitolò sull'erba e si addormentò lì dove si trovava. E dormì fino a tardi nel pomeriggio, poiché era stata una giornata passata per lui. Nessun goblin oso più mostrare la testa dentro quella mula. Dopo aver scritto tutte le sue opere e i suoi, diciamo, bestseller, sono molto piaciuti alla gente, e specialmente a Lord Baden-Powell, che usò il Libro della giungla per costruire il percorso di studio degli scout.